Hello everyone e bentornati sul mio canale, io sono Martina e oggi, come potete vedere, ho i capelli che sono un disastro. Voglio mostrare delle acconciature che io faccio di solito per rimediare un po' a questi capelli un po' lordi e per nascondere un po' la cosa. Più che lordi è che sono ingestibili dopo una settimana e siccome io non li lavo spesso perché appunto evito di rovinarli in questo modo, così proprio gli oli che produce la mia cute idratano un po' i capelli e vabbè, insomma, fa bene al capello non essere lavato tutti i giorni. E iniziamo con l'acconciatura che avete probabilmente visto nel video precedente a questo. Per fare quell'acconciatura avrete bisogno di forcine, sembro Giovanni Muciaccia a Art Attack, semplici forcine di qualsiasi colore e di una fascia, un foulard vintage per capelli. Io ho questo qui che amo, che è bellissimo, l'ho rubato a mia madre. E se sono come questo qui, grandi così, li piegate, sono rettangolari, cioè unite due estremità in modo da... Oh, in video non si vede. Comunque in modo da avere così, fatto così. E arrotolate gli altri due lati, però ci arriveremo dopo. Intanto più o meno questo è ciò che dovete fare. Ok, lo metto da parte una volta arrotolato. Adesso la parte dello chignon, il bun chignon, come volete chiamarlo voi. Allora, in teoria lo faccio il più alto possibile. Io faccio così, arrotolo i capelli in questo modo, in modo molto molto leggero, cerco anche di dargli una forma, poi con una forcina vado a pinzarli e non deve essere perfetto, anzi più è messy, come si dice, più è imperfetto e più è bello l'effetto che dà. Pinzo un po' a caso, lo apro anche un po' e dovreste avere un robino del genere. Fatto questo prendo il foulard, così, è molto molto semplice come acconciatura, faccio prima un nodo così, poi dopo faccio due fiocchi riesco a capire il senso. Ok, uno di qua, forse così. Se volete potete lasciare il fiocco in questo modo oppure potete pinzare il foulard direttamente ai capelli in questo modo, in modo da tenerlo un pochino più attaccato alla testa. E poi il segreto di queste acconciature è indossare degli orecchini molto evidenti e molto poco sobri, direi, tipo questi qui che io adoro. Poi vi faccio vedere come stanno bene con un'acconciatura del genere. Questi orecchini qui sono di Regal Rose, è un sito inglese dagli UK, quindi non pagate neanche la dogana. Eccolo qui, questa è una delle acconciature per quando ho i capelli sporchi. Potete giocare come volete con questo fiocco, io ho fatto così, però per esempio possiamo anche non fare il fiocco, appunto. Di solito io, dopo aver fatto questo, lo leggo qua dietro così. Potete anche fare una bandana semplice così, anche così è molto 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 cute. Per questo altro hairstyle io l'ho postato su Instagram, se non l'avete visto su Instagram ve lo faccio vedere comunque adesso, anche questo è super super semplice. Prendete un ciuffo di capelli, questi qua frontali, in modo da lasciarlo davanti e avere un po' di dimensione. Poi prendete una piccola parte subito dopo, prendo tanto così di capelli, li divido in tre sezioni abbastanza uguali, in modo da non avere sezioni con più capelli rispetto alle altre. Inizio a fare una treccina semplicissima, così. Una volta che avrete ottenuto una treccina così, la aprite e voi direte cosa vuol dire aprire una treccina. Semplicemente fate così. Vedete? La tirate un po', prendete la ciocca e
la aprite e poi la tirate, così, in modo da farla diventare più grande. E lo fate per entrambi i lati. Non abbiate paura di tirare, non si rovina la treccia. Quando inizierete a tirare dall'altro lato, vedrete che si riaggiusta dall'altra parte. E questo aiuta a dare un po' di dimensione alle trecce. Una volta fatta la treccina così, la mettete dietro l'orecchio. Aiuto! Poi potete sciogliere la fine restante della treccia. Stessa cosa dall'altro lato, prendete una ciocca in modo da avere queste due ciocche che vi incorniciano il viso. In inglese si dice frame your face, in italiano credo si dica incorniciano il viso, non l'ho mai sentito dire da nessuno, prendiamola per buona. Trovo sia molto carino tenere questi due ciuffettini così davanti. Prendiamo sempre la ciocca di qua, la dividiamo in tre parti più o meno uguali. Come potete vedere, più viene aperta la treccia e più diventa bella. Come ho fatto dall'altra parte, la fisso dietro l'orecchio in questo modo. Anche in questo caso, se indossate degli orecchini molto importanti, il look diventa ancora più bello. Ad esempio, io rimetto gli stessi orecchini di prima per farvi vedere l'effetto. Come potete vedere, anche in questo caso con gli orecchini è tutta un'altra storia. Gli accessori fanno molto 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 in un look e questa è l'acconciatura finale. Io penso sia molto molto carina e semplicissima, ci vuole davvero niente a farla. Mi piace davvero tanto, soprattutto se magari avete la frangetta o dei ciuffetti più corti, secondo me viene ancora più carina. Mi è venuta in mente appunto perché l'altro giorno avevo i capelli lordi e non sapevo come aggiustare la situazione, ho fatto queste due treccine, le ho attaccate dietro le orecchie e voilà! L'acconciatura della vita. Ultima acconciatura di questa serie per quando hai i capelli unti come una friggitrice del McDonald's. Anche in questo caso andrò a separare i ciuffetti frontali, che in questo caso sono rimasti loro due qua davanti, e separo i capelli a metà. Una volta separati, oddio che ridere, una volta separati i capelli in più o meno due parti uguali, allora cosa faccio? Prendo un lato, lo divido in tre parti, anche in questo caso più o meno uguali, non saranno mai identiche le tre parti. Inizio a fare una treccia normalissima. La lascio così perché adesso vado a fare dall'altra parte la stessa cosa. Separo anche questo lato di capelli in tre parti. Una volta fatta anche questa treccia, riprendo la treccia di prima. Ok, i due ciuffetti possono anche uscire allo scoperto. Quindi prendo la treccia fatta prima, la giro così verso l'interno e la fisso. Cerco di fissarla in modo da nascondere le forcine. Quindi le metto anche qua sotto, così la regge bene bene. Non mi ricordavo di avere i capelli così tanto lunghi, comunque dopo aggiustiamo tutto con le forcine. Prendo questa treccia di qua e la faccio passare così sopra l'altra e cerco di nascondere la fine dietro quest'altra treccia. Ovviamente per fare una acconciatura del genere ci vogliono un sacco di forcine in modo da far stare bene su tutto questo ambaradan. Anche in questo caso stessa cosa degli orecchini, quindi metterò gli orecchini magicamente tra 3, 2, 1. Ecco qui, vedete, è assurdo, è tutto un altro effetto con gli orecchini. Questo è un piccolo hack: quando avete i capelli raccolti mettete qualche bel accessorio bello vistoso
perché secondo me stanno troppo bene così. Spero di essere stata abbastanza chiara e spero vi siano utili queste acconciature molto molto semplici da fare quando avete i capelli sporchi, oppure visto che è inverno mettetevi un cappellino e uscite col cappellino e rimanete col cappellino in testa anche nei luoghi chiusi tipo ristorante. Io lo faccio sempre, nessuno mi deve dire niente perché sennò me lo mangio vivo. Scherzi a parte, fate quello che volete. Se qualcuno dice ma togli il cappello, ditegli faccio quello che voglio, non voglio seguire nessuna regola del galateo o balle varie. Se voglio tenermi il cappello in testa me lo tengo, va bene? Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se non mi seguite su Instagram, questo qui è il mio profilo Instagram dove posto storie ogni giorno, quindi se volete stalkerarmi su Instagram siete i benvenuti. Il video è finito, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video.